Ciao ragazzi, eccoci giunti all'ultima video lesson per quanto riguarda quest'anno scolastico, che è stato piuttosto particolare. Allora, io come ultimo argomento dovrei farvi l'uso e la formazione, diciamo, degli regular verbs per quanto riguarda il past simple. Quindi io sono tra pagina 112 114 con uno sguardo anche a pagina 132. Questo perché? Allora, a pagina 132 voi trovate come beginners una piccolissima lista di verbi irregolari. I verbi irregolari, ve lo ricordo, in inglese sono quelli che nel past simple e nel past participle, che per adesso non ci interessa, hanno una forma irregolare, quindi non finiscono per ed. Questi vanno imparati a memoria in quanto sono tra i più comuni. Quindi, ad esempio, eat, ate, eaten, for example, che vuol dire mangiare, quindi eat, mangiare, ate, mangiai, eaten, mangiato, va saputo perché logicamente bisogna sapere come dire il verbo mangiare in inglese, quindi sono veramente di uso molto comune. Voi avete una piccolissima lista, pagina 132, con anche il simbolo del listening. Ripeto, i listening sono veramente da ascoltare, perché vi fanno capire qual è la giusta pronunciation di questi verbi. Quindi ad esempio sarà be, am, are, was, were, ok? Buy, bought, do, did, get, got, go, went, have, had, leave, left, say, said, see, saw, send, sent, sit, sat, tell, told, write, wrote. Come significati abbiamo quindi verbo essere, poi buy, comprare, do, fare, get, tantissimi significati tra cui ottenere, go, andare, have, avere, leave, partire o lasciare, say, dire, see, vedere, send, inviare, sit, sedersi, tell, raccontare e write, scrivere. Quindi almeno questi, diciamo, vanno sicuramente saputi, quindi a noi serve praticamente la seconda colonna. La seconda colonna vi ricordo che quindi ci serve per il past simple per la forma affermativa, solo per questo. Quindi, ad esempio, se io dico Yesterday I wrote a letter, ieri ho scritto una lettera, però se devo dire il negativo o la domanda, vi ricordo che va col did e la prima colonna, oppure didn't, ok, e la prima colonna. Quindi, did you write a letter? No, I didn't. I didn't write a letter. Quindi, per quanto riguarda negativo e domanda, andiamo col did, che è l'ausiliare che serve per il past simple, più la prima colonna. Quindi, la seconda colonna è logico, bisogna impararla per quanto riguarda l'affermativa, ma nelle altre forme non serve. Una volta chiarito questo, quindi dovete studiarvi obiettivamente questi verbi e anche ascoltare le pronunciation, c'è un attimo da capire quindi l'uso di questo tempo verbale. Allora, il past simple indica un'azione, avevamo accennato la volta scorsa, finita nel tempo e senza ripercussioni sul presente. Quindi, ad esempio, appunto, se io dico Yesterday I wrote a letter, ieri ho scritto una lettera, l'azione è conclusa. E non ha alcun effetto sul tempo presente. Ci sono, diciamo, delle piccole parole, dei connettori temporali, si chiamano, che aiutano a capire quando al, diciamo, 99% c'è l'uso di questo tempo verbale, per non confonderlo con un tempo verbale che vedremo l'anno prossimo. Tra queste parole sicuramente figurano yesterday, ieri, obiettivamente l'azione è chiusa, quindi for example, yesterday I sent an email. Ieri ho mandato una mail, l'azione è conclusa. Oppure the day before yesterday. Ieri l'altro, uguale. Poi in più l'anno, no? Quindi for example, in 1982 I was born. Ad esempio, io nacqui nel 1982, l'azione è conclusa. Oppure anche espressioni con davanti last. Last vuol dire lo scorso, no? Quindi esempio, last Monday, lo scorso lunedì, last year, l'anno scorso, last May, I don't know, lo scorso maggio, e poi andiamo a dire la nostra azione con il past simple. E anche, questo per ricordarvi, una espressione temporale qualsiasi seguita da ego, ego è scritto ago, ok? Che vuol dire fa.
Qui ad esempio, 2 days ago I went to the dentist, for example. Cioè, 2 giorni fa sono andata al dentista. Oppure, 3 weeks ago I went to visit my mother. Sono andata a far visita a mia mamma 3 settimane fa. Ok? Quindi questi, diciamo, sono, se volete, anche un po' dei trucchetti, insomma, comunque per delle parole che vi fanno capire che, primo, l'azione è conclusa e, secondariamente, è molto molto probabile che ci sia l'uso di questo tempo verbale. Quindi diciamo che l'uso, la formazione l'abbiamo vista la volta scorsa, rimetto un attimo l'attenzione sulla formazione di affermative, negative, domande, distinzione quindi tra regular con ed e irregular verbs invece da studiare e soprattutto anche to listen to, ok, da ascoltare per capire un attimo la pronuncia corretta e poi per l'uso almeno di sapere che si dice un'azione conclusa che non ha più ripercussioni sul presente, quindi questo significa anche 5 minuti fa è già conclusa per la mentalità inglese, ok? 2 secondi fa è la stessa cosa, cioè non è che l'azione è conclusa solamente se è l'anno scorso, per farvi capire. Quindi se io dico 2 minutes ago I called my brother, for example, cioè 2 minuti fa io ho chiamato mio fratello, l'azione è finita, anche se è solo 2 minuti fa. Quindi non fatevi venire il dubbio sulla vicinanza o la lontananza del tempo. Il ragionamento è differente. L'azione è conclusa? Sì, ok, past simple. L'azione non è conclusa, barra ha ripercussioni sul presente, ci sono conseguenze, eccetera, eccetera, ci vorranno altri tempi verbali che non abbiamo ancora visto. Quindi, diciamo, e in questo ambito vi ricordo le paroline che vi ho detto prima, in più gli anni. Un'espressione di tempo più ago, last seguito da qualcosa, last week, last month, eccetera, yesterday e the day before yesterday. Ok, queste almeno dovrebbero, diciamo, essere dei cardini su cui andare a fare pian piano, io ve lo dico perché la lezione è anche conclusiva, pian piano qui avete poi a disposizione tutto il testo, quindi potete fare da pagina 115, che sono proprio gli esercizi conclusivi di grammatica, a tutto anche gli esercizi sul bianco in fondo, no? Quindi nella unit 12A, 12B, eccetera. Vi ricordo i listening e per ultimissimo esercizio, se proprio voleste mettervi alla prova un giorno, potete fare subito il board game che trovate a pagina 129, che è una sorta di gioco dell'oca con vari steps, dove vi si chiede praticamente tutte le cose che riuscite a dire in inglese. Quindi cominciate con how do you spell your name, what's your email address, what's in your bag e alla fine andate a finire proprio con past simple e present continuous for the future. Quindi provate a mettervi alla prova in 2 o 3 persone, eccetera, alla fine, insomma, del ripasso di tutto per vedere proprio un po' le vostre criticità, no? Quindi quello che riuscite a dire in inglese e quello che non riuscite a dire. Forse c'è qualche problema di lessico, ovviamente, perché nelle video lessons alcune cose non ho potuto trattarvi tutto, però dal punto di vista grammaticale il grosso ci dovrebbe essere. Quindi poi per dubbi, quant'altro, eccetera, ci sentiamo sicuramente nel gruppo WhatsApp. Intanto vi saluto per quest'anno e spero di vedervi comunque da ottobre del prossimo anno, sempre a scuola. So have a good summer, guys. Really miss you. Bye.